questa conferenza stampa preliminare alla presentazione che avverrà domani nella cattedrale alle 17.30 del progetto dell'iniziativa realizzata con il contributo dell'Università, della Soprintendenza e il sostegno economico del Rotary e ovviamente la collaborazione della Curia e del Comune e soprattutto dell'Unione Italiana Ciechi e della Cooperativa Leggere Chiaro, iniziativa che consiste nella realizzazione e installazione di cartelli davanti ai sarcofagi romani riutilizzati in età medievale che si trovano per la maggior parte nel quadriportico del Duomo e in qualche caso all'interno della cattedrale. L'importanza dell'operazione è sicuramente legata anche all'aspetto tecnologico, perché grazie all'università sono state sviluppate delle applicazioni di collegamento agli smartphone che consentono di fornire informazioni dettagliate sui sarcofagi, sulla loro storia, la loro l'iconografia delle decorazioni, ed è parimenti importante che le informazioni possano essere rese disponibili anche a chi ha difficoltà, limitazioni visive, quindi ciechi, ipovedenti, perché vi sono in linguaggio braille i cartellini e soprattutto, con iniziativa molto particolare, ci sono dei pannelli tattili che consentono una lettura visiva, tattile visiva della decorazione principale, del motivo principale della decorazione.